Se dico Islam, cosa ti viene in mente? Prova a indovinare. Terrorismo, attentati, ISIS, Al-Qaeda. In generale, estremismo e intolleranza. Ecco, concentriamoci un attimo su quest'ultima cosa. Si dice infatti che i musulmani siano intolleranti. Perché lo si dice? E soprattutto, è vero? La cosa affascinante che mi ha colpito scoprire è che se nella storia europea si è avuto un certo livello di tolleranza religiosa solo negli ultimi secoli, beh, è interessante notare come invece nella storia islamica la tolleranza religiosa era sancita sin dall'inizio. Nel 622 d.C. il profeta Muhammad fondò il primo stato islamico quando migrò da Mecca a Medina. Nel fondare il primo stato islamico stipulò il Trattato di Medina, che garantiva la tolleranza religiosa agli ebrei che vivevano lì in quel momento. Nel Trattato di Medina si legge, infatti, gli ebrei potranno seguire la loro religione e anche i musulmani potranno seguire la loro religione. Il trattato garantiva uguaglianza sociale, legale ed economica. E questo era il mio manuale universitario di scienza politica. E stiamo parlando del 622 d.C., quindi più di 1000 anni prima dell'arrivo della tolleranza religiosa qui in Europa. Eh sì, perché l'Europa in quel periodo aveva altre preoccupazioni. Le persone a quei tempi e per molti secoli successivi si uccidevano a vicenda per motivi religiosi. E se le cose sono cambiate qui in Europa, è anche grazie a personaggi che studiamo a scuola, come ad esempio John Locke e altri personaggi come Voltaire, che hanno contribuito a convincere gli europei ad adottare un certo livello di tolleranza religiosa. Ma torniamo all'Islam. Qualcuno potrebbe dire, ma sì, il Trattato di Medina è stato un caso isolato. Sappiamo benissimo che i musulmani in realtà sono intolleranti. Ed è normale pensare una cosa del genere, visto che negli ultimi anni i media tendono ad associare l'Islam al terrorismo e all'intolleranza. Approfondendo però, mi ha stupito scoprire che gli esempi di tolleranza religiosa si sono ripetuti più volte nella storia islamica, come ad esempio nella fase in cui la civiltà islamica arrivò fino a Gerusalemme, con il califfo Omar ibn al-Khattab, che anziché uccidere gli abitanti e distruggere tutto come faceva qualsiasi governatore dell'epoca, e anche alcuni governatori oggi, garantì la tolleranza religiosa ai cristiani. Nella convenzione di Omar si legge infatti: le loro chiese non potranno essere occupate, demolite, né utilizzate interamente o parzialmente. Non si toglierà nulla delle loro costruzioni o dei loro spazi, dei loro crocifissi o di parte dei loro beni. Nessuno potrà costringerli a lasciare la loro religione. Ma anche quando la civiltà islamica raggiunse la Spagna attorno all'VIII secolo d.C., ci fu un notevole livello di tolleranza religiosa e furono stipulati dei patti che recitavano cose come: la popolazione non sarà costretta in materia di religione, le loro chiese non saranno bruciate, né gli oggetti sacri saranno presi dal regno. Lo diceva pure Umberto Eco. La dominazione araba in Spagna è stata estremamente tollerante, perché le comunità cristiane e ebree potevano tranquillamente esercitare pagando una tassa, non potevano diventare evidentemente comandanti dell'esercito, eccetera, ma era un principio di tolleranza notevole. Ecco, in realtà quello che dice Umberto Eco non è del tutto vero. Con mia grande sorpresa ho scoperto che all'epoca ci fu un comandante dell'esercito di nome Shmuel Hanagid che era ebreo. E in una certa fase ci fu addirittura come ministro degli esteri un rabbino ebreo di nome Hisdai ibn Shafrut. Pazzesco. Ma è strabiliante! A quei tempi la gente si riuniva pure in grandi aree a Toledo in cui giocavano a scacchi tutti insieme, musulmani e non musulmani, bianchi e neri, uomini e donne. Si confrontavano persone di diverse religioni, ma anche di diverse classi sociali, etnie e livello culturale. Che bei tempi. Alcuni storici chiamano questa fase la convivenza. Attenzione, convivenza e non tolleranza. Tolleranza del tipo: sei diverso, non ti capisco, non sono interessato a te, ma ti tollero, ti lascio in pace, però stiamo io nel mio e tu nel tuo. Convivenza invece è: io interagisco con te, lavoro con te, sono attivo assieme a te e collaboreremo insieme anche se siamo diversi. E se oggi infatti abbiamo con noi alcuni libri di Aristotele, e anche grazie alla cooperazione di ebrei, cristiani e musulmani dell'epoca che hanno lavorato insieme per tradurre i suoi libri e gli altri tesori dell'antica Grecia, dall'arabo, ovvero la lingua in cui erano stati conservati, alla lingua latina e castigliana.
Ma vediamo cosa dice a riguardo Massimo Campanini, che è stato un noto studioso di islamologia, ovvero quella disciplina che si occupa di studiare la cultura islamica. E inoltre Massimo Campanini è autore di tanti libri sulla religione islamica. Le conversioni all'Islam sono state molto lente. Se i musulmani si fossero imposti con la spada, sarebbero diventati musulmani tutti subito. Invece in Egitto, in Siria o nel Nord Africa ci hanno messo 3-4 secoli a diventare musulmani. Ora vuol dire che non gli è stata imposta la religione con la spada. Ma in tutto questo c'è una cosa che non riesco a capire. Perché i musulmani si comportavano in questo modo? Perché convivevano con i non musulmani? Chiaramente ci sono diversi fattori, ma il motivo principale è questo, il Corano, che i musulmani seguono e che promuove la tolleranza religiosa e anche la coesistenza. Nel Corano leggiamo infatti versetti come non c'è costrizione nella religione e a voi la vostra religione, a me la mia. Il fatto che questi versetti incentivino la tolleranza lo sapeva benissimo Gustave Le Bon. Chi è Gustave Le Bon? Non lo so manco io. Ma mi ricordo di aver letto questo nome nel mio libro di storia delle superiori. Questo è il mio libro di storia e ecco, questa è la pagina riguardo Gustave Le Bon e, come potete notare, sottolineavo con la penna. So che ad alcuni può dare fastidio, ma comunque, Gustave Le Bon è stato uno storico importante dell'Ottocento, che è noto per il suo libro La psicologia delle folle, in cui parla di come le folle siano in grado di influenzare parecchio i singoli individui che le compongono. Ecco, lo storico Gustave Le Bon scrive anche altri libri, tra cui La civiltà araba nel 1884, in cui scrive: per quanto riguarda gli ebrei, e in particolare i cristiani, Muhammad, contrariamente a una credenza molto generale, si mostra pieno di tolleranza e benevolenza. Ed è proprio secondo i versetti del Corano che viveva anche il profeta Muhammad, pace e benedizione su di lui. Apro un attimo una parentesi. Io ho appena detto il profeta Muhammad, pace e benedizione su di lui. Ecco, forse ti potrebbe stupire scoprire come i musulmani, per onorare i profeti, tra cui anche Gesù, tendono ad usare frasi come queste. Ma chiudiamo la parentesi e torniamo a noi. Ecco, è proprio secondo i versetti del Corano che viveva anche il profeta Muhammad, pace e benedizione su di lui, il quale ha avuto come vicino di casa una persona ebrea. E attenzione, non è una cosa da poco. Cioè, immaginati se la regina Elisabetta, che è capo di Stato e anche capo della Chiesa anglicana, avesse come vicino di casa una persona musulmana, ovvero una persona che fa parte di una piccola minoranza all'interno della società. Ecco, non sarebbe una cosa così da poco. E non è che il profeta si comportava bene con il suo vicino ebreo per evitare un giudizio negativo da parte dei media, anche perché non esistevano all'epoca. Ma c'era invece il principio di tolleranza e convivenza come principio islamico e di fede. Ma quindi i musulmani sono intolleranti? Beh, sì. Effettivamente io conosco alcuni musulmani intolleranti al lattosio, altri al glutine, ma personalmente non conosco musulmani intolleranti in senso religioso che si mettono a uccidere persone di altre fedi o obbligano qualcuno a convertirsi. E se ci sono dei musulmani che fanno o pensano queste cose, e sì, lo so che purtroppo ce ne sono, beh, dovrebbero approfondire la loro stessa religione, che invita a fare tutto il contrario, che invita alla coesistenza. E dire che i musulmani sono intolleranti è come dire che i musulmani bevono alcolici e mangiano maiale. Effettivamente ci sono alcuni musulmani che fanno ciò, ma come sappiamo tutti va contro la morale islamica. Allo stesso modo anche l'intolleranza religiosa che porta all'uccisione di persone innocenti di altre fedi va contro la morale islamica. Questo era solo un assaggio, chiaramente. Ci sarebbe molto di più da dire e se ci sono aspetti che vorresti approfondire, scrivilo nei commenti e ti saluto come tendono a salutare i musulmani. Pace a voi, assalamu alaikum.